Oggi all'antistadio di Francavilla si sta allenando una delle neopromosse al prossimo campionato di eccellenza e dopo aver fatto dei giri larghi, diciamo, si torna alla base. Parliamo di Gianfranco Pesce, tra i membri fondatori di questa società, che adesso ha realizzato un sogno, è diventata la prima squadra di Francavilla in ordine di importanza perché affronterà appunto il campionato di eccellenza. Una soddisfazione considerando gli inizi con pochi amici, 4 amici al bar, possiamo dire? Allora, sì, diciamo che quest'estate ci siamo rincontrati di nuovo e abbiamo deciso di riprendere un cammino che avevamo interrotto qualche anno fa. Questa società ha fatto buone cose, abbiamo fatto ottime cose in termini di risultati in questi anni, quindi è una soddisfazione per tutti, è una soddisfazione per la città e adesso ci apprestiamo a fare questo campionato che il Villa, per merito di tutti quelli che hanno composto la rosa e la società l'anno scorso, hanno meritato sul campo di acquisire, perché il ripescaggio è stato frutto di un secondo posto in classifica, di sacrifici fatti per creare un ottimo settore giovanile che ci ha permesso comunque di acquisire un punteggio importante per poter fare la domanda di ripescaggio di fronte a un miracoloso secondo posto conseguito nel campionato di promozione dell'anno scorso. Quest'anno lo zoccolo duro è stato riconfermato, non poteva essere diversamente, anche per ringraziare questi ragazzi. A questi ci sono stati dei piccoli aggiustamenti. Sì, non poteva essere altrimenti. Io sono tornato in punta di piedi perché doveva sicuramente essere riconfermato quello che di buono è stato fatto l'anno scorso. Le persone che abbiamo perso, e parlo di giocatori, le abbiamo perse perché o per motivi lavorativi o per distanza per svolgere gli allenamenti o perché l'impegno diventava un pochino più importante nel campionato di eccellenza, altrimenti anche qualcun altro sarebbe stato riconfermato, per cui abbiamo cercato di trovare delle soluzioni per completare la rosa e sicuramente tutte le persone che hanno composto la squadra, che hanno fatto parte della squadra l'anno scorso, sono state riconfermate, perché era il minimo che si potesse fare per il prosieguo di quest'annata. Parliamo un attimo anche dell'impiantistica. Adesso, diciamo, Francavilla solitamente non ha nulla da invidiare ad altri centri perché è abbastanza attrezzato in questo senso, però adesso con le normative anti-Covid ci sono dei problemi con gli allenamenti più che altro. Allora, sotto questo aspetto diciamo che siamo abbastanza scrupolosi a portare avanti il discorso di stare attenti con le distanze e seguire tutte le norme procedurali per quanto riguarda il Covid. Per quanto riguarda la struttura dove ci alleniamo, effettivamente qualche difficoltà ce l'abbiamo, perché qui a Francavilla in questo momento ci sono 3 squadre di categoria che quest'anno faranno il campionato di eccellenza di promozione di prima categoria, più ci sono 4 scuole calcio, quindi questa cosa va, diciamo, a creare qualche problema per il discorso degli allenamenti. Una squadra di eccellenza avrebbe bisogno sicuramente di allenarsi di più. La struttura qui non lo prevede perché bisogna dividerla con altre società. Speriamo che il buonsenso di tutti ci possa accontentare tutti per quanto riguarda l'utilizzo del campo e per poter svolgere gli allenamenti che servono per portare avanti questo campionato, perché il campionato di eccellenza è un campionato durissimo, è un campionato organizzato, non ci sono squadre che possiamo pensare che non siano organizzate, quindi Per svolgere un campionato di livello bisogna essere presenti in tutte le sue variabili. Per quanto riguarda la stagione ufficiale, avete già iniziato con la Coppa, un pareggio nel primo impegno stagionale, domenica si parte con il campionato, con quali intenti? Allora, dire che siamo felici è stato, diciamo, dopo siamo tornati in campo dopo 6 mesi e quindi
non era facile disputare, così come per il Chieti, una partita ufficiale di 94 minuti, perché proprio venivamo da un periodo di stop. Diciamo che l'inizio è stato per noi molto importante, siamo molto soddisfatti dell'atteggiamento utilizzato dalla squadra, il risultato è stato una conseguenza di come la squadra ha preparato la partita e ha affrontato questo mese di preparazione, quindi siamo molto contenti di quello che è venuto fuori dalla partita di domenica. Detto questo, la Coppa Italia deve rappresentare per noi un momento di consapevolezza. Adesso ci apprestiamo a questa partita con il San Buceto, che sarà altrettanto difficile come la partita con il Chieti, perché non nascondiamo il fatto che il San Buceto sia una squadra molto competitiva per raggiungere risultati importanti in questo campionato. Noi speriamo di affrontarla con lo stesso piglio di domenica scorsa e di poter essere competitivi anche nella partita di domenica.